che l'RSPA è una società partecipata al 10% dal comune di Roma, 90% del ministero del tesoro, quindi sì, è una società per azioni singolari, perché scusa, quando era in Teodor tutto il comune di Roma che era di sua proprietà era pubblica, cioè era nostra, eravamo con proprietari, i contribuenti erano con proprietari del palazzo dello sport, ad esempio, del palazzo dei congressi, del palazzo della civiltà romana e così via. Quando si è trasformato in società per azioni, nello statuto ci stava scritto che comunque in quel patrimonio rimaneva pubblico, cioè il patrimonio, giustamente io che faccio? Passo un patrimonio che è pubblico, ma in realtà si è rimesso privato, non esiste, e in ogni caso la partecipazione azionaria è totalmente pubblica. Ma la cosa più grave della nulla di Fuxas, qual è? E lo dico, sono amico del signor Massas, e che innanzitutto rispetto a rendere che è venuta fuori una schifezza. Seconda considerazione, è logico fare un palazzo di congressi a soli 150 metri al palazzo di congressi libera, che è bellissimo, è qualcosa di stupendo, di straordinario, ed è sempre vuota, cioè andate a vedere quando ci fanno i congressi c'è una domanda. La terza considerazione che è stata detta dall'amico del comune, qual è? Che l'RSPA, non so quanti di voi sappiamo questa notizia, per poter andare avanti nei lavori, che cosa dovete fare? Ha dovuto impegnare, cioè mettere sotto ipoteca quasi tutto il suo patrimonio per ottenere il punto dalle banche ed avere i soldi per conseguire la politica di questo. Guardate che questo è assurdo. Un patrimonio pubblico che è stato ipotecato per consentire di ultimare la politica di cioè sta tutto impegnato nelle banche. Se per qualsiasi disgrazia l'RSPA uscirà le prossime gestioni, i prossimi vent'anni, non so per quanto durerà il tempo, a onorare questo debito, le banche diventeranno le proprietà del palazzo dei congressi, del palazzo dello sport, del palazzo delle città romane, cioè vi rendete conto